Probabilmente sapete già che la regione dell'Alaska, oggi parte degli Stati Uniti, apparteneva all'Impero Russo. Ma come hanno fatto gli americani a conquistare questo territorio dai russi? Non l'hanno fatto. Nel 1867 il governo statunitense acquistò l'Alaska dai russi per la regale somma di 7,2 milioni di dollari. Un vero affare, anche tenendo conto dell'inflazione. Ma perché il forte stato della Russia imperiale decise di cedere questo territorio? Il motivo principale della vendita dell'Alaska o dell'America russa, come dicevano i russi, fu la sconfitta della Russia nella guerra di Crimea. La guerra aveva praticamente mandato in bancarotta la Russia, che aveva accumulato un debito significativo. Il conflitto mise anche in luce le debolezze e la disorganizzazione delle forze armate russe, con carenze di attrezzature militari moderne e tattiche inaffidabili. La Russia perse anche il suo status di grande potenza europea e la sua influenza nella regione del Mar Nero fu ridotta. La perdita della guerra fu un duro colpo per l'orgoglio nazionale russo. Le animosità tra Russia e Gran Bretagna continuarono anche dopo la fine del conflitto. L'invasione britannica dell'Alaska delle basi canadesi sembrava imminente. I costi di mantenimento di quel territorio erano proibitivi e l'interdizione navale dell'Alaska da parte della Marina britannica era inevitabile. Perdere quel territorio a favore degli inglesi avrebbe lasciato esposto tutto il territorio russo in Estremo Oriente, poiché solo lo stretto di Bering avrebbe separato le due nazioni. La vendita di questo territorio agli Stati Uniti sembrava la soluzione ideale, poiché lo Stato nordamericano dell'Alaska avrebbe fatto da cuscinetto tra le due potenze europee. Gli Stati Uniti accettarono prontamente l'accordo e ampliarono il territorio per un prezzo modesto. All'inizio anche la Russia era soddisfatta dell'accordo, ma le cose cambiarono quando l'Alaska si rivelò un territorio ricco di risorse naturali, come oro, petrolio e altre materie prime. Era chiaro che la regione era molto più preziosa di quanto i russi pensassero.